Ne vado un attimo di qua a vedere se... Non credo, ma se c'è qualcosa. Tanto non penso che sia nei sotterranei l'andare avanti. Cioè, credo bisogna andare in cima. Ciao ragazzi. Ma sì, ma loro li possiamo anche liberare. Era anche da solo, ma poverino. Cioè, per carità, capisco che devi guardare dei Toad, però insomma... poverino. Ciao ragazzi. Voi non siete quelli di prima, vero? O sì? Cioè, siete quelli che erano dall'altra parte? No, sembrano di no. Ma c'è addirittura uno di loro? Sono venuto apposta da Dre Dre Desert alla parte di Principessa Peach e guarda che è successo. C'hai ragione anche te, effettivamente. Sei salvo. Siete stati catturati. Mi date qualcosa per avervi salvato o non... niente? Zero. Roadhouse, Toadhouse slogan is refresh your body and soul. This is a real Toadhouse. Oh, fatto bene. Sì, vabbè, sui pezzi di ferro, sui blocchi di marmo mi riposo. Vabbè, tanto su un foglio di carta, chi se ne frega. Buono questo però. Perché se non sbaglio queste ricariche servono anche per gli Star Points, gli Star Power, come cacchio si chiama? Che ne avevo usati due per lo Storm prima. Ho fatto lo Storm da 7, che è buono. Approvo. Con questo possiamo andare avanti tranquillamente. Anche perché ho detto, vabbè, uso uno Star Storm, tanto bene o male lo recupero man mano che andiamo avanti. Perché si recuperano con il tempo, con le battaglie. Quindi tenerlo lì non ha senso. Allora, lì si va in una porta. E qui in un'altra. E io dove vado? Destra. Tanto una vale l'altra, che è quello che so. Maledetto. Cammy Koopa ancora mi danno 3 di exp. Quindi buono. Ovviamente ci sono dei nemici che magari al vostro livello sono già più forti. Quindi se vi danno 3, che è il massimo, vi daranno comunque 3 anche se sarete di livello. Guarda, se mi va bene un altro livello me lo faccio comunque. Non lo vedo così. Così impossibile. Io ti dirò, uso molti flower points e anche le star power perché tanto possiamo tornare indietro. Spero almeno perché comunque vorrei andare anche dall'altra parte a vedere la porta a destra. La porta a sinistra, scusa, se c'è qualcosa di interessante. Anche perché io qua non so dove sto andando. A meno che non mi dicano che c'è una porta centrale che si può aprire con quello. Come si fa quello? No. Lì ci arriviamo in un qualche modo, eh. Non ci sono nemici? Zero? Morti tutti? Mi serve una chiave. Va bene. Cos'è che era di là? Un lucchetto? No, era uno switch. Oh. Ed ecco come useremo sushi. Ecco perché c'era anche la piattaforma quella. Però poi devo toglierla l'acqua perché comunque per passare là. Per passare in quella porta devo togliere l'acqua. Ok, comunque possiamo tornare indietro. Non posso uscire di là. Posso solo andare allo switch. Lì tra l'altro vedo una cosa per la bomba che c'è anche lì. Quindi mi sa che dobbiamo alzare ancora l'acqua. Sì, decisamente. Ah, lì c'è la chiave. Ok. No, mi preoccupa l'andare di là. Messo. Mi preoccupa il dover andare di là. Perché non posso sapere dove andare. Se è destra o sinistra. Noi intanto andiamo di qua. Oppala. Catena? Perché c'è quel robo in mezzo? Ah. Semplicemente per passare, ok. Così alziamo ancora il livello dell'acqua e possiamo andare a prendere quella. Però devo toglierla. In un modo o nell'altro. Spero di non dover ripremere le catene perché sennò è una palla.
Tra l'altro, che cacchio di castello c'ha Bowser? Cioè, porca vacca! Penso sia uno dei castelli più meglio fatti. Non è italianissimo perché, vabbè, cioè, è uno dei castelli che, boh, è stupendo. Cioè, è stupendo nel senso di puzzle almeno. Bravo Bowser, GG. Finalmente ha creato un qualcosa di buono. Sì, vabbè, effettivamente gli altri non è che erano proprio il massimo. Ok. E mo? Devo ripremere davvero le catene? Sì. Va bene. Posso buttarmi da qua almeno? Devo rifare anche il giro? Ma perché siete così? Cosa vi ho fatto di male? Che poi il problema è che è lenta come la fame lei. Cioè, mi facessero usare la Lucky Lester. La Lucky Lester non può volare, scusa. No? Può volare sulla lava, sui rovi, sull'acqua no. Vola. Cioè, come vola sulla lava, può volare anche sull'acqua. O sbaglio? No? Castle Key. Sono tentato di andare adesso di là, ma non lo farò. A sinistra, dicevo. Ma sai che forse vado a sinistra un attimo? No, ma è giusto per essere sicuri, eh? Cioè, nel senso, mica per altro. Ah, beh, ok. Ok, è uno shop. Pensavo potesse essere un'altra zona. Non mi serve niente, quindi grazie. Olè, via. Ne ho approfittato anche per salvare, che butta via. Non fa mai male. Questi posso colpirli? Sì. E sono anche abbastanza facili da uccidere perché gli basta un colpo e mi danno anche l'esperienza. Beh, potrebbe non essere male. Ah, mo i cannoni? Ok, è un po' come la cosa dei Koopa dall'altra parte. Complicatini. Complicatini, hanno molta difesa purtroppo. Dico purtroppo perché ci vuole un sacco di tempo anche con Mario. E tipo gli ho fatto una roba con lei, gli ho fatto uno. Bello perché muoiono così. Potrei mettermi a farmare su di loro. Cacchio, non ci ho pensato a sta roba. Se continuo a schiantarmi su di loro, mi metto a farmare e salgo un sacco di livello. Basta toccarli. Basta che li tocchi un attimo. Vabbè, mi hanno toccato loro. Li tocchi un attimo, esplodono e guadagni 2 di exp. Vabbè, lo Star Storm è potentissimo comunque. Fa 7 di base proprio. Anche se il nemico c'ha la difesa, lui fa 7. E addì raga. Flower Points siamo messi bene e abbiamo la ricarica. Vai di HP. 50 HP che è il massimo, eh. 50 HP è il massimo. Sono 50 HP, 50 Flower Points e non so i badge purtroppo, ma vabbè. No, tra l'altro stavo pensando di rotolarli addosso, ma gli ho tolto lo spin attack. Ora sono diventati un po' più infarmabili questi perché ti danno uno. Un conto era finché ti davano due. Che già anche lì 3 a 7 non mi sembra una buona cosa per farmare. È possibile farlo, ma non mi sembra una buona idea. Ecco, già che i cannoni è un po' più fattibile. Però non ce ne sono così tanti. Anche per fortuna, perché per l'appunto sono tostini. Ah, la butto lì. Un altro livello prima di Bowser? Si fa? Si riesce? Dite che è fattibile? Pieno proprio. No, più che altro mi interessava per recuperare lo star energy. Che adesso lo sto usando, ma non so se dovrei abusarne così tanto. Perché con i cosi. Che lanci le ossa? È imbecille. Con il recupero il cuoricino nella cassa. Ti recupera solo HP e Flower Points, non anche lo star energy. Ok. Ah, sono morti. No, giusto per sapere. Questi sono i tartosti, raga. Facciamo che non li cago. Perché a quanto pare non si possono sconfiggere. Cioè, nel senso che non ti danno exp se li ammazzi. E in più devi ammazzarli. Prima erano in due, per esempio. Dovevo ammazzarli entrambi perché altrimenti non finiva la battaglia. Brutti maledetti. I tartosti sono odiosi. Occhio, va là che. I tartossi sono molto odiosi. Sì. Stavo pensando se tornare indietro a dormire. Perché dormendo recuperi anche quello. Potrebbe essere una cosa buona. Spero che mi diano loro un'altra cosa. Non danno exp. Non danno exp perché effettivamente non li ammazzi. Porca vacca. Maledetti.
Allora, il salvataggio c'è. E lì dietro c'è una porta con la chiave. Quindi io farei... Ecco, buono. Purtroppo, vedete, non mi ricaricano le cose. Non mi ricaricano lo Star Spirit. E qua stavo pensando anche... Lo metto il badge. Perché questo è aperto? Lo metto il badge dello Star Spirit per recuperare più vita, più Star Spirit. Non lo so, possiamo puntare a salire di livello, per carità. Dipende quanto manca. Perché lì sicuramente con quella chiave lì vuol dire che dobbiamo fare un altro giro. Poi abbiamo il salvataggio. Allora, per ora comunque non sto notando problemi nella vita. Non abbiamo problemi per quanto riguarda gli HP. Iniziamo ad avere un po' di problemi per i flower points. E appunto, salendo di livello magari. Dove vado qua? Hello? Magari c'è un qualcos'altro? Magari è qua. Non so, non c'è niente là. No. Non c'è un cacchio. Cioè, le cose segrete non ci sono. Tardi. Ok. Maledetti. Mi serve un salvataggio adesso, però. Oh, chiave. Maledetti. Perché effettivamente era già aperto quello quando noi siamo arrivati. E infatti ho detto, boh, ma questo chi è che l'ho aperto? L'ho aperto io prima. Magari era la stanza di prima. No, invece non era la stanza di prima. Recuperino che non si sa mai. Sapete che non lo so? Vado a fare una ricarica dietro. Giusto per sicurezza, ho fatto una ricarica totale di robe. In modo che se c'è... Ancora. Ancora tu. Who you could make this far? Chi l'avrebbe mai detto che saresti arrivato così lontano? Non andare più lontano perché non ti lascerò passare. Va bene, cosa mi fai stavolta? Però se davvero vuoi ti darò una chance grande. Complimenti, top nemico. I know there's no way you'll make it. I want to a show. Vuoi provare? Sì. Tanto perché lui è sicuro che non ce la facciamo. Ok. Completamente inutile, ma ti farò provare. Sono così. Ho un cuore così generoso. No, stavo scherzando. Do you want to know what I. Vuoi sapere cosa. Sì. Un piccolo quiz. Several of my followers will now come out. Your job is to carefully keep track of their numbers and colors. Ok, alcuni dei miei seguaci ora usciranno e il tuo compito è quello di tenere conto di quanti sono e di che colore sono. In che senso? Ora poi dovrei rispondere. Sappiamo entrambi che è impossibile, quindi comunque non ti lascerò passare. Make three mistakes and suffer the dire consequences. Con tre errori. Ah, ok. Tre Koopa viola e quattro Goomba. How many Koopas? Tre. Un attimo già pensando. Erano 4 Goomba, no, erano 3. Hai ragione. Vabbè, dai, forse era troppo facile, ora più difficile. 3 tipi di mini rossi, 4 blu, 4 verdi. 3 rossi, 4 blu, 4 verdi. Guarda come si muovono, maledetti. Rossi. Ti ha detto che colore erano il gruppo da 3? Forse era facile anche questa, prossima. Quante me ne fa? Due rossi, due bombe verdi, quattro tipi di mini blu. Quattro blu, due rossi, due bombe verdi. Mi ha detto solo di tenere conto del tipo e del colore, no? Bastardo. Che è uscito dal centro. I rossi.
Ero indeciso tra i rossi e i blu. Era facile anche quello. No, questa è un'infamata. Allora, due Koopa da sinistra. Sono 4 Koopa, 3 blu, 2 Goomba e un verde. 2 Koopa sono usciti da sinistra. Dagli altri erano misti. Quanti Goomba c'erano? 2. E andiamo. Non riesco a credere che hai indovinato 4 volte. Ne ho abbastanza. I'm gonna quit messing around. Ask Lily one. Ok. Allora, ne ho abbastanza. Ora te ne faccio una difficile. Uno viola, uno rosso e un Goomba. A sinistra non è uscito niente. Il viola è uscito da destra. In mezzo ne sono usciti 2. E sono usciti tutti nella zona da 3. Quante mani? Quante braccia hai visto? 4. Il Goomba non ha le braccia. Mi dispiace per lui, un po' poverino, però insomma, l'hanno fatto così. Ne indovinate 5. Grande. Sono stato sconfitto da Mario. Che schifo, beh, che sì, che vergogna. Non ti devi preoccupare, era scriptato, che vincessi. Super Shroom no, te lo puoi tenere, grazie. E Flower Points da recuperare, te li puoi tenere anche quelli. In pieno! Siamo a 50. La vedo veramente tosta, salire di livello. Non credo ci saranno nemici tanto forti da farci expare così tanto. Anche loro mi danno 2. Più che altro il problema è che ci sono i tartossi in mezzo che rompono. Sono resistenti, non muoiono e non ti danno exp. Cioè, che schifo. Nemici inutili. Oh, guarda là sopra cosa c'è. Quella giara lì, quella infame, l'ho cercata come non so cosa, perché è una di quelle che ti serve per vieni qua, vieni. È una di quelle che ti serve per creare degli elementi, elementi, diciamo. E il problema è che è rarissima, ce ne sono contate nel gioco. L'unico modo per exparle, per prenderle, per farmarle, è usare i maiali. Maiali d'argento che ti droppano quella roba lì. Che odio di tartosso. Mamma mia, che fastidio. Spero davvero che mi diano una ricarica di qualcosa, perché ne ho bisogno. La Killesser, togliti un attimo. No, ma giusto per mi è servito per andare là, per tornare indietro veloce, ma adesso anche no. Sì, ma Wagyu, quanto dura sta scalata qua? Adesso capisco tutto. A parte che mi sono farmato, credo, un centinaio di monete. Ma sono di botte e schiaffi. C'è? Nel senso? Qualcosa? Lì c'è il salvataggio, ok. Voglio vedere se di qua... Non è che ci sono altre prigioni? Sarebbe comodissimo avere altre prigioni con un altro Toad che dorme. Eccole qui. Sì, belli. Sperando che magari saliamo di livello davvero, Sarebbe tanta roba. Grazie. Lì vedo che c'è un bellettino per paparino. C'è il pinguino. Ma come c'è finito il pinguino? Che cacchio di party avete fatto? Ma porca vacca. Makeshift Toad House, grazie mille, gentilissimo. Sì. Questo era più che altro per ricaricarsi un pochettino. Sperando, cioè un pochettino anche tutto lo star power. Sperando che prima di Bowser ci dicano: oh, ci sei, ricarica. In modo che almeno sappiamo quando arrivare. Sì, ma quanto cacchio è grosso sto castello, raga, ma davvero? Io sono qua da 2 ore. Cioè, di cosa stiamo parlando? Porca vacca. Qua dove vado? Vado avanti. Qua stiamo andando avanti. Vado a vedere a sinistra, magari c'è uno shop. Martel Koopa odiosi. Odiosi. Ti tirano dei martelli che ti rimpiccioliscono e ti fanno fare la metà dei danni. Però mi danno 3. 3 di exp a testa, è buono. È buono. Per me ci possiamo provare, raga, a salire. Non la vedo così improbabile. Il problema è che facciamo un livello al massimo. Ma qua si va avanti.
si va avanti qua. Poi è infinito. È infinito. Non finisce più. Ok. Non ok. Io non posso lanciare le bombe. Credo. Posso lanciare bombette? Ah no, posso lanciare... Sì, 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 aspetta. Aspetta, 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 perché si alza poi. Quindi se noi facessimo così. Brava. Esatto, proprio così. Via. Questo era particolare però, eh. Questo lo prendo. 50 HP son buoni. Tanto abbiamo altro che mi recupera i flower points. Tanti flower points. Peccato perché quello era un cibo buono. Uno dei migliori. Vabbè, fa lo stesso. Chi se ne frega. Buono, buono. 50 sì. 20 flower points non ci servono, contando che ne abbiamo un recupero da 40 e abbiamo un recupero da 10, comunque un minimo, dai, non ci servono così tante flower points, spero almeno. E mi serve una chiave, quindi in caso, allora saliamo di qua, ci facciamo tutti quanti i nemici che ci sono e poi andiamo giù anche a riposare e saliamo anche di livello. 83 saliamo. Sì. Adesso mi pento del fatto che non ho farmato uno alla volta contro i pallottoli, stai a vedere. Me la fanno pesare come cosa. Oh! Ho distrutto un tartosso! L'esplosione di bombette distrugge i tartossi! Che era immaginabile, cioè me lo immaginavo un pochettino. Ok, qua mi serve cosa. Un pochettino me lo immaginavo, eh. Perché ho detto, boh, magari fanno come i cosi di Zelda, che prima li butti a terra gli Stalfos e poi li ammazzi con le bombe. Ho pensato anche a quello, però non funzionava, ho detto, boh, e invece sbagliavo, cioè sbagliavo a usare la bomba. Allora, ho fatto una ricarica, ho salvato, ci siamo, vai. Non penso sia l'ultima, ma va bene, sempre meglio approfittarne. Anche perché io voglio salire di livello, cacchio. Altri nemici? Please? Qualcuno da martellare? Non lo so. Per favore. Di sotto dove si va? Indifferente. Ok. Perché queste stanze così? Aspetta, ma si stanno ripetendo o è sempre diverso? Giusto per capire. Non si stanno ripetendo. No. E aspetta, ma questa è quella... Oh! Ah, guarda le torce. Sopra, sotto, sotto, sopra, sotto, sopra. Sopra, sotto, sotto, sopra, sotto, sopra. Sopra. Sotto. Forse bisogna seguire anche le torce che ci sono lì. Sopra, sotto, sotto. Quelle torce appese. Sopra. No, le torce sono sotto. No, non c'entra niente. Sopra. Sotto, sopra. Erano divise dopo, così. Sotto, sopra. Questo approvo. Eccoci. Raga, saliamo. Saliamo. Flower points. Assolutamente. Ah, infatti gli HP non me li faceva più aumentare. Proprio perché siamo al massimo.
E va bene, adesso direi basta perché non penso riusciremo a farci un altro livello. Anche perché anche loro 8 punti erano in 4, vuol dire che mi danno 2 a testa. Difficile. Veramente difficile expare con loro. Ha detto l'unico modo per expare facilmente, diciamo, facilmente per dire, con le margherite d'oro. Solo che sono difficili da ammazzare. I Martel Cup mi danno ancora 3. Che è buono. No, dai, non ci spero troppo. Beh, buono questo. Perché li ho usati, lo speravo. E anche perché ci manca ancora un potenziamento dei Flower Points minimo. E un potenziamento dei badge minimo. No. Mario, sei venuto a salvarmi, grazie mille. Non penso proprio. Ne ho approfittato un attimo di una svista e sono scappata da Bowser. Non c'è bisogno di combatterlo perché sono già salva. Vedi, non c'è bisogno di combattere. Sbrighiamoci e torniamo a casa. Ti sto dietro. Posso picchiarla? Per favore, ma come hai potuto? Sei Kamek. Sei Kamek, sei. Devo picchiarla ancora? Ah no, neanche. È un fantasmino del cacchio. Dai, ma è un Sandygast. Come hai potuto? Sei così crudele, perché mi vuoi fare del male? Lo andrò a dire a Bowser, ma fa co. Stupido fantasmino, lo sapevo che era falso. Ah, lo combattiamo pure. Niente, mi hanno droppato 0 cuori, niente, 0. Ancora! Ancora tu! Ma come cacchio ci sei arrivato qua? Congratulazioni, questa è la fine per te. Sì. Come on, boys. Oh mio Dio, ma ancora loro ci sono. Ecco il Koopa Bros. Vedi, guarda che manca la blu. E vedi, never thought you'd see again. Non ci avresti. Pensavi di non di rivederci mai più. Ti ricordi chi siamo, vero? Sì. Sì, giusto, siamo i più fighi. You're going to be with 5 inches in your front. Feel like running away, worm. If you beat them, you can go. Ok, se li batti puoi passare. Non pensare che siamo come prima. Abbiamo aumentato il nostro potere. Non mi interessa niente. Mi faccio esplodere con bombette. Ti ho trovato Mario? No. Sei mio. È stato un pain, il dolore ho provato per trovarti, lo sai? Oggi setterò, regolerò i miei conti con te. Madonna santa. La battaglia finale. Ma speriamo, amico, hai rotto le palle. Niente, uno di danno è pochissimo, raga. Non gli danno pochissimo, sapete cosa si fa qua? Via. La battaglia ovviamente è imbarazzante, quindi speriamo di distruggerlo con questo. Dannazione! 3 Dison for Size, Ultimate Power. Oh no. Oh no. No, you've got some skill. Aiuto? Aiuto? È ancora generosa truppa? 60 HP, 8 di power e 2 di difesa? Ha ancora 60 HP? Ah no, ne ha 2. Posso saltarli in testa? Ok. Ah, e 2 erano quelli che gli rimanevano, tra l'altro. Oh, buono comunque. 26 punti sono tanti. Peccato perché non ci basteranno mai. Mi faceva 5 di danno a botta, con la parata.
Maledizione, non pensare che hai vinto, Mario. Che tu abbia vinto. Ricordatelo, un giorno ti batterò. Sì. Vabbè, quindi dato che tu hai battuto il tizio che ha battuto i Koopa Bros, tu hai battuto i Koopa Bros. No, tu hai sconfitto lui. Lui ha sconfitto loro. Ma tu non hai mosso un dito. Troppo confusionario. Non è troppo confusionario, va bene. Non c'è troppa differenza, puoi andare. Tanto non è possibile che tu batta Bowser. Sì, io vado un attimo a ricaricarmi, che mi ha ammainato quel tizio. Devo anche vedere se c'era qualcosa da smuoverla dietro, ma no. Andiamo avanti. Non ho salvato. Spero non sia un problema. Cioè, almeno spero che anche durante la battaglia contro Bowser... Ah, vabbè, apposta, c'è il salvataggio qua.